prossimo video. Buongiorno, siamo in aeroporto e chi c'è? Ciao! Doveva essere una sorpresa. Esatto, ci siamo Oddio. riuscite, mi stiamo inciampando molto bene. Ciao a tutti, siamo in aeroporto, ce l'abbiamo fatta. Siamo molto eccitate, non vediamo l'ora. Sono le 5 qualcosa comunque, tanto per la E già? cronaca. Saranno Sono le 4 e mezza. Sì, saranno. Aspetta, Cioè, non c'è un orologio ci in questo guardo. aeroporto. Le 5 e 1. Mangiamo qualcosina e poi partiamo. Cazzo. 1,50 euro di brioche. Vi giuro, pesa come. Il tovagliolo pesa di più della brioche. Ed è farcita anche. Questa è la nostra tristissima colazione. Top, dai. Cioè, no, Arianna è ancora più triste Io perché ancora più triste, ha solo solo il succo di il frutta. succa di succo. Il frutta di succo. L'abbiamo fatta, siamo sull'aereo perché Arianna sta vloggando. Decollo. Window blinds open and l'aereo seat belts all'infinito e ora in te. Super coccolate, vabbè, ve lo svelo. Siamo a Berlino e siamo qui per l'app Clue con Bubble. Praticamente siamo state invitate per questo Berlin Affair Summer 2016. Non vedo l'ora di farvi vedere queste giornate, di condividerle con voi. Siamo a Berlino! Questa qua è la borsa che ci hanno dato. Stavo cercando di farvi vedere fuori. La meravigliosa busta con all'interno degli stickers, dei popcorn, Balance Juicy, buonissimi. Oropax, quelli delle orecchie, il plug. Ah, ok. Quindi adesso apriamo tutto e vi faccio vedere. Siamo agli uffici Bubble. Stiamo mangiando e stiamo continuando a ridere. Vuoi spiegare perché? No. Ma siamo entrate, c'era un simpaticissimo ragazzo all'entrata, ovviamente. Scusa, dove poteva. Good morning. Good morning. Good morning. Praticamente non sapeva niente di inglese. E io gli ho chiesto: Where is the second floor? Oddio, c'è tanto pepe qua. Cioè, lui ci ha guardato tipo impietrito, pietrificato. Ha detto: Your second floor. Adesso prendiamo questo enorme ascensore che saliamo al secondo piano. In questo intero viaggio Gloria sarà alla ricerca dello Starbucks. Hello! Shari, nice to meet you! Gnami gnami! Wow! Non vedo l'ora di assaggiare! Ma che carini! Che bella idea mettere, cos'è il bulgur? Allora, stiamo per fare la pappa. Ci siamo fornite lì e dopo andremo a farci un giretto. Siamo in strada, stiamo facendo una via che non riesco a pronunciare, molto molto bella. E questa è una zona del centro, proprio piena di negozi. Infatti siamo vicino a American Upper che vogliamo fare un giro. Vogliamo fare un giro, ma trascinerò Arianna con me perché poverina, lei è Ha stanca. bisogno di un caffè. E stiamo cercando una caffetteria decente, infatti ci hanno consigliato questa via e hanno detto che all'angolo forse è quella. C'è una caffetteria molto buona, non so dove trovare le cose, ma so benissimo dove mi trovo perché ho un grandissimo senso dell'orientamento. Guardate gli omini come sono strani. Hai visto? Guardali! Ragazzi, sto per piangere! Ho fermato un ragazzo che aveva il caffè di Starbucks e sono la ragazza più felice del mondo! Potrei avere il tuo primo caffè da Starbucks? Vi raccontiamo questa breve e triste vicenda. Io ho preso il mio pumpkin spice latte e per la prima volta lo assaggio, quello vero. Quella commessa che c'era in fondo, che adesso non si vede perché sta servendo, ha trattato malissimo la Arianna. Lei ha scelto questo
e gli ha detto one caramel frappuccino. E praticamente questa tipa l'ha salita in modo brusco, parlando in tedesco, e lei gli fa in English please, e lei parlava tedesco apposta, e noi non capivamo cosa diceva. Poi alla fine ha fatto tipo così incazzosissima e si stava proprio alterando. Io sono spaventata. Sembrava che ci stiamo per alzare le mani. Tedeschi patriottici di questa cosa, che si parli in inglese si alterano. È un po' triste, perché se tratti male i clienti, boh, non ti vivi bene. Ma vedo che sta non trattando... Non che se tratti male Arianna, Starbucks fallisce, per l'amor di Dio. Però i clienti sono quelli che ti danno la pappa. Nonostante questo, il pumpkin spice latte è veramente buono. Mio Dio, come siamo American! Go away to beautiful girl. Il castello, quindi nella zona un po' più limitata, qua in mezzo ai campi, e infatti ci vorranno più di 2 ore, e poi ci sono tutte le YouTube da tutto il mondo, e adesso ci godiamo il panorama. Welcome to the Berlin Affair. Siamo arrivati alla location. Adesso dobbiamo prendere le nostre valigie. Ad aspettarci c'è questo bellissimo decoro. Molto suggestivo questo posto. Qua c'è la pappa, è una specie di buffet come avete visto all'entrata, e io ho preso un po' di mozzarella, credo sia, zucchine, gnocchi, carote e patate, poi c'è un misto di pesce, pane, tra l'altro questo mi spina un sacco. Buongiorno, questo è il secondo giorno a Berlino, adesso sto per andare a fare colazione, ci raggiungeranno tutte le altre, c'è un sole magnifico, non so il tempo fuori se fa freddo o meno, io mi sono già messa la felpa perché qua vanno ad aria condizionata. Ultimamente mi sto truccando veramente in modo naturalissimo, non metto neanche l'eyeliner, chiari da sole, sono pronta per uscire. Hello, my name is Gloria, I'm from Italy and I have two words of the day, love yourself. E Gloria, ciao, we're ready to have. E qua abbiamo già fatto un sacco di cose. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto casino, ci siamo espresse, ci siamo presentate davanti a tutti, abbiamo detto la nostra parola del giorno e adesso siamo qui perché hanno già deciso tutto, come vedete, tutte le giornate da svolgere, e oggi è la giornata dei workshop. Io avevo scelto di fare il pane tedesco, che io, come sapete, adoro cucinare, però non so bene come si svolgerà la cosa. Ci rilassiamo, questo è un posto magnifico, come vedete è super rilassante. Abbiamo fatto delle foto prima, dei boomerang fichissimi, e nel frattempo Cindy aveva un ragno tipo sulla spalla, è iniziato a correre come una matta e stavo veramente ero piegata, e niente, adesso non vediamo l'ora, non so cosa stiamo facendo in realtà, un po' di cicere varie, e poi ci avvieremo verso questi workshop. Sembra veramente ghiacciato, cioè è talmente piatto.
okay. Un sacco di semini dentro. Ok. Quindi mille proprietà che non so. E mentre impasti pensi anche a? A mangiare. Ecco. Pappa, io ho preso un tristissimo hamburger. L'hamburger vegetariano qua dentro, non so se si vede. Oh mio Dio. Allora, ci hanno fermato. Ciao. Questa ragazza è invitata a provare i dolci della... So random, right? Like, hello! Hello! Dolce de leche! Ok, stanno facendo un video dove provano e assaggiano tutte queste cose. Okay, e... Come avete visto, siamo andate nella stanza di prima Vichinga perché eravamo qua tranquille, ci hanno bussato. Guarda, wow, perché avevano tutti i dolci argentini. Esatto. E si vede che da loro si usa fare questa cosa delle, vabbè, anche noi la facciamo in Italia. Esatto. Però è figa perché loro l'hanno pensata e hanno detto: ok, adesso portiamo i prodotti argentini, li facciamo assaggiare le italiane. Quindi ci hanno prelevato da questa stanza che è la loro e siamo andate ad assaggiarli il dolce di leche. Buonissimo. Sì. Tra l'altro su Vichinga Vlogs ci sarà il video, quindi andatelo a guardare se volete vedere noi tre che assaggiamo cose. Esatto. Andate, la mia faccia è improponibile, dei frizzi pazzi, una cosa del genere. E poi quando diciamo tipo, so good, solo questo lo sapevamo. Good, tense. Good and pack. Pronte test. Sì, un po' imbranato. È stato, sì, no, infatti, perché vabbè, non le conosciamo, quindi ci siamo un attimo. Un po' imbranato. Poi loro non lo sapevano parlare ovviamente, l'italiano, sì, quindi anche loro l'inglese era un po'... Buonasera. Stiamo andando a Tuena perché, oh mio Dio, guarda che figata! Wow, ciao da Glorie! Stiamo andando a cena perché praticamente in realtà domani era la serata quella formale, quindi vestite tutte super fighe, ma l'hanno spostata stasera evidentemente perché andiamo al castello e mi sa che domani avranno una... Dovevamo essere pronte per le 7:15, invece sono tipo le 8. Siamo in questo posto magnifico praticamente dove siamo venute stamattina a fare il pane. Come vedete è tutto buio e illuminato da questi bellissimi cosi di Ikea, suppongo. Bellissimo, che l'hanno allestito per la serata formale, infatti sono tutte strafighe, soprattutto le straniere, sono molto fighe. Nulla a togliere nei poveri italiani, però sono molto fighe. Hanno negozi migliori, che devi fare? Loretta sembra pietrificata con le braccia. È stato un piacere, è stato un piacere. E qua siamo per fare la pappa. Vlog nel vlog nel vlog. Fai un saluto a Ian Elkins, dai, magari ci guarda il video. Dai. Musica su... Saluta una persona importante. Vai. Samuel Elkins. Aspetta, vai. Come ti chiami? Samuel... Ian Elkins. Ian Elkins, allora. Conosciamoci. Noi sappiamo che è una buonazza, ok. Però, cioè, voglio dire, la Gloria è impegnata, quindi levati dalle balle. Vieni da New York a Milano. Fare uno shooting insieme. Esatto, provare i prodotti Mulak. Possiamo pensare. Provare i prodotti Mulak. Disegnare cuoricini sul suo dorso, esatto, tatuato. Esatto, wow, tatuato. Ouch. Però nel caso siamo disponibili. Esatto, contattaci. A farci fare foto, farci fare post produzione video foto. Insieme. Ancora, anche io voglio però questa cosa. Ascolta, io mi unisco al club. Ian Elkins, Ian, stai già sbagliando e non viene, si offende. Salutiamo anche il suo dentista. Ovviamente non saprete di cosa sto parlando, ma ve lo spiegherò magari un giorno.